Rispetto a ieri, più che raddoppiano i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore a Prato e provincia. Il bollettino regionale indica in 83 i nuovi positivi, mentre ieri erano 41. Sul fronte dei decessi, invece, la situazione è fortunatamente stabile, nessun morto, proprio come ieri. Con gli 83 casi di oggi, il totale da inizio pandemia registrato nel pratese è di 12.268 contagiati, mentre i decessi sono fermi a quota 302. Dei nuovi casi di oggi, 67 sono a Prato, 5 a Montemurlo, 4 sia a Poggio che a Carmignano e 3 a Vaiano. Stabile la situazione dei posti letto nelle strutture pratesi. Al Santo Stefano sono occupati 39 letti su 50 in area Covid ordinaria e 19 su 20 in terapia intensiva. Al gran completo la struttura La Melagrana a Narnari con 42 letti occupati su 42, mentre all'ex CREAF i pazienti ricoverati sono 16 su 23 posti attivati. Diamo un'occhiata alla situazione regionale. Sono 950. 56 i positivi in più rispetto a ieri, che portano il totale da inizio epidemia a 145.976 casi. L'età media dei nuovi positivi è di 44 anni circa. Oggi si registrano 11 decessi, 10 uomini e una donna con un'età media di 77 anni. Il totale da inizio pandemia è quindi di 4.497 morti. I guariti crescono dello 0,4%. Oggi sono stati eseguiti 12.902 tamponi molecolari e 8.125 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo.